canale. In questo secondo video vedremo come installare gli aggiornamenti nel modo più corretto e vedremo come installare un programma e come rimuoverlo. Prima di tutto accediamo sul menu di sistema e andiamo a cercare aggiornamenti software. Fatto questo, non resta che attendere il processo di ricerca che terminerà con la richiesta di installazione dei programmi. A questo punto non ci resta ovviamente che andare su Installa ora e inserire la password di sistema, con la quale potremo facilmente installare tutti gli aggiornamenti richiesti. Ovviamente questo richiederà un po' di tempo, ma il sistema, come vedete, è già abbastanza veloce. Una volta terminati gli aggiornamenti sarà necessario riavviare il sistema e, fatto ciò, potremo procedere all'installazione delle applicazioni. Una volta terminato il riavvio basterà andare su Ubuntu Software Center e avviare con un clic il programma. Nella barra di ricerca andremo a cercare il software che intendiamo ovviamente installare, oppure semplicemente andare a selezionare quelli che sono i software consigliati. In questo caso andremo a installare Inkscape. Anche in questo caso, aperto il programma, clicchiamo su installazione, inseriamo la password di sistema e il computer da solo andrà a procedere all'installazione, che richiederà qualche minuto. Al termine di questa vedremo apparire l'icona del programma, quindi il suo avviatore, all'interno del launcher, ovvero della barra laterale con dei programmi predefiniti. Un altro metodo di installazione è quello ovviamente da terminare. Basterà andare sul menu di sistema, quindi sul dash, e effettuare la ricerca di terminale. Il programma ci apparirà come vedete in queste immagini. Basterà cliccarci e si aprirà quindi il terminale di sistema. Per installare un'applicazione basta digitare il comando che voi vedrete: sudo apt-get install, è il nome del programma, in questo caso VLC, e premere invio. Anche in questo caso inserire la password di sistema, premere invio e alla domanda di continuare, quindi di ottenere conferma, basterà digitare sì e nuovamente invio. Quello che apparirà a schermo sarà il download dei pacchetti di installazione del software, che una volta scaricati verranno installati e ciò renderà operativo il software all'interno del nostro sistema. Tutto richiede all'incirca qualche secondo. Una volta effettuata l'installazione basterà semplicemente andare sul dash e inserire il nome del programma per verificare che esso sia stato correttamente installato. In questo caso lo abbiamo anche avviato per avere un'ulteriore certezza. Possiamo anche procedere alla disinstallazione, quindi alla rimozione del software, con lo stesso codice di prima, però al posto della parola install inserire la parola remove, ovviamente accompagna sempre dal nome del programma. Ci verrà chiesta un'ulteriore conferma, basterà premere invio e il programma verrà facilmente disinstallato. Per sicurezza andiamo nuovamente a cercare la presenza del programma nel sistema e, come vedremo, esso è sparito. Possiamo anche procedere alla disinstallazione tramite il programma Ubuntu Software, basterà ovviamente andare sulla sezione installato e cercare il software che abbiamo precedentemente installato. Cliccare sul pulsante rimuovi e il software verrà in tempo breve eliminato. Ovviamente esistono altre tipologie di installazione delle applicazioni sugli ambienti GNU Linux, in particolar modo su Ubuntu. Io vi ho semplicemente esposto quelli che reputo i due sistemi migliori e più facili da apprendere. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un mi piace e iscrivetevi al mio canale. E alla prossima, arrivederci!